Cominciamo con Michela Carrara. Danter Selva finalmente si è ristabilita, insomma, si è ripresa da un infortunio che un po' ti ha penalizzato tanto, no, in questa prima fase della preparazione. Sì, mi sono rotta una clavicola a giugno, quindi sono stata ferma un mese e mezzo, ma adesso è già un mese che ho ricominciato e vedo che tutto procede per il meglio, miglioro sempre ogni giorno, quindi sono contenta. Immagino che comunque durante quel periodo tu sia riuscita, no, a fare qualcosa, a lavorare soprattutto sull'aspetto fisico. No, in realtà non ho fatto niente perché sì, costa tutto stare 40 giorni con un tutore e che mi rendeva difficile muovermi in generale in ogni cosa, quindi sono stata praticamente a riposo, sì, magari delle passeggiate, ma non allenamento. Ok, quindi neanche gambe, insomma, quindi hai dovuto. Immagino in questo periodo quindi stai facendo un bel lavoro per recuperare. Sì, beh, è stato un lavoro graduale perché ovviamente non è che potevo rischiare di ripartire a tutta, quindi gradualmente sto riprendendo e mi sto riavvicinando agli altri, quindi va bene così. Senti, quanto è importante per te adesso far parte di un gruppo con Dorothea Wierer e Elisa Vittozzi, oltre ovviamente che la tua amica Irene? Beh, è molto importante sicuramente perché sono fortissime, quindi per noi è un grande stimolo. Sì, sono molto più avanti di noi, però ci fa sempre capire dov'è il livello al quale bisogna avvicinarsi, visto che sono le migliori. Per te è anche importante l'anno scorso comunque aver fatto praticamente un anno intero in Coppa del Mondo, no? Quindi immagino cosa hai imparato, cosa ti porti dietro dalla passata stagione. Sì, per me è stata un'esperienza molto importante perché ti rendi conto davvero del livello che c'è in Coppa. Sì, in Ibucap il livello è già molto alto, ma in Coppa del Mondo non ci si può proprio permettere errori e anche ti rendi conto che il passo sugli sci deve essere una marcia in più rispetto all'Ibucap. Quindi è lì che vuoi fare il tuo salto di qualità, soprattutto sugli sci? Sì, diciamo in tutti e due ovviamente. Sul tiro ho fatto anche delle belle gare, ma mi mancava sempre anche la parte sugli sci. Ovviamente non è che il tiro sia al top, quindi un passo avanti da tutte e due le parti servirebbe per andare al meglio.